Settembre è il mese del raccolto. Nei raccolti le mele hanno, col vino, certamente in Friuli, una posizione importante. Dal 2008 le mele della nostra regione hanno ricevuto la DOP. Sono solo due che ce l'hanno in Italia, una è la nostra, e quindi è un risultato eccellente per quanto riguarda la qualità. Leggo una frase di un produttore, di un giovane produttore di Chiasiello Sammortelliano, si chiama Peter Larker, perché interessa direttamente il consumatore e interessa in particolare l'aspetto salutistico della conservazione di questo prodotto. Peter dice: non usiamo più insetticidi da oltre 10 anni, difendiamo la frutta sugli alberi con metodi naturali, le concimazioni sono solo fogliari. Io chiedo, la conservazione delle mele, altra enorme conquista grazie alla tecnologia. Le mele si mantengono in frigorifero a più 1 di temperatura e a un'umidità dall'80 al 90% in atmosfera modificata. Cosa significa? Significa che c'è dentro nei grandi frigoriferi dove vengono conservate le mele bassissime percentuali di ossigeno, il che blocca tutti i processi di invecchiamento della mela. Quindi è un vantaggio straordinario, una conquista epocale che dà spazio alla possibilità di ottenere prodotti di grande qualità e sani dal punto di vista anche della salute, scusate il gioco di parole. Peter Larker è il fautore, diciamo, della DOP della nostra regione, e quindi è a suo modo un grande innovatore. Si è impegnato personalmente soprattutto per poter far diventare, per iscrivere queste mele nell'albo d'oro, diciamo, delle mele italiane. Oltre a questo c'è tutta una serie di produzioni che sono state lanciate attorno alle mele, come il succo di mele, per esempio, la produzione di un succo di mele che sta facendo al naturale, quindi torbido, con tutte le proprietà intatte, che anche qui viene conservato dal punto di vista attraverso la tecnologia, portando per 8 secondi a 95 gradi il succo, e quindi il succo resta intatto, può essere bevuto in qualsiasi momento, tenuto in frigorifero, ed è una bevanda straordinaria. Inoltre la produzione di aceto di mele. L'aceto di mele è un aceto che può essere consumato da chi è allergico, chi non può prendere l'aceto di vino. È un aceto anche che aiuta la disintossicazione del sangue. Un cucchiaio di aceto al mattino in un bicchiere d'acqua fa molto molto bene. Quindi vedete, questa mela che ha iniziato la sua storia, come nella Bibbia, in maniera peccaminosa, diciamo, è in effetti un prodotto straordinario. La conquista della conservazione è di enorme portata. Le mele antiche erano scelte in funzione della conservazione, però si dovevano conservare nella paglia e nel fieno, e maturavano dopo 4, 5, 6 mesi di stagionatura. Noi quelle mele non saremmo più capaci di mangiarle, perché non ci piacerebbero. Ci piacciono le mele che hanno un concetto di fresco, un concetto croccante, che hanno un gusto croccante, e per ottenere questo, ecco la novità che abbiamo portato: conservazione sana e adatta al consumatore.